Cecilia Rodriguez, non amo più Francesco Monte, non ho fatto l'amore con Ignazio Moser. Cecilia Rodriguez dopo l'eliminazione al Grande Fratello VIP, le prime dichiarazioni su Francesco Monte e Ignazio Moser. Il triangolo amoroso che coinvolge Cecilia Rodriguez, Francesco Monte e Ignazio Moser continua ad appassionare il pubblico. Appena eliminata dal Grande Fratello VIP, la sorella di Belen è stata interrogata da Ilary Blasi e Alfonso Signorini sui suoi sentimenti. E finalmente l'argentina ha chiarito quello che prova, non è più innamorata dell'ex tronista di Uomini e Donne. Tre settimane dopo il confronto con il giovane Tarantino, la modella argentina ha chiaramente ammesso di non amare più come un tempo l'ormai ex fidanzato. Il suo cuore ormai è tutto per il figlio di Francesco Moser e spera di viverlo al più presto nella vita quotidiana. Anche perché, a detta di Cecilia, con lo sportivo non è riuscita neppure a vivere l'intimità nella casa più spiata d'Italia. La decisione finale di Cecilia tra Monte e Ignazio. Non amo più Francesco, ha chiarito Cecilia. Specificando che non è intenzionata a tornare indietro, è più che mai convinta del suo percorso nel programma Mediaset. La Rodriguez ha però sottolineato che Monte in 4 anni di relazione l'ha trattata come una principessa e che per lei ha messo da parte i suoi sogni. Ora deve seguire i suoi desideri, ha precisato la ragazza. Che interpellata sulla famosa scena dell'armadio ha svelato che non c'è stato alcun rapporto intimo con Moser. Giusto un bacio lontano dalle telecamere. Cecilia ci ha pure tenuto a puntualizzare di non aver ancora fatto l'amore con Ignazio. Sarà vero o la giovane ha provato a non raccontare troppi dettagli della sua nuova storia d'amore? L'ultima promessa d'amore di Cecilia a Moser. Prima di lasciare il Grande Fratello VIP, Cecilia Rodriguez ha promesso a Ignazio di aspettarlo per iniziare ufficialmente la loro relazione. La sorella di Jeremias è intenzionata anche a incontrare Francesco per un ultimo chiarimento. Un chiarimento lontano dalle telecamere in grado di chiudere per sempre questa relazione durata ben 4 anni.